L'ospedale è moderno, molto moderno, quanto di meglio c'è oggi disponibile come architettura, come attrezzature, come tipologia d'organizzazione, quindi sarà sicuramente un grande valore aggiunto per la città. Naturalmente succede sempre, quando si lascia una casa vecchia, ancorché vecchia, per andare in una più bella e più nuova, c'è sempre un po' di, un attimo il distacco, è sempre, c'è sempre un certo sentimento di distacco, ma sicuramente superato questo ci sarà l'ospedale nuovo e introduce un grande elemento di qualità in questa zona, in questa città. Per quanto riguarda invece le reti territoriali, quali saranno le modifiche? Dunque, le reti territoriali, noi con la nostra riforma, che è iniziata con l'inizio dell'anno, stiamo puntando moltissimo alla creazione di case della salute, 120 in tutto il territorio, e reti di cura intermedie, quindi ponte fra l'ospedale e il ritorno a casa o fra la casa e evitare l'accesso in ospedale, la nuova organizzazione della medicina territoriale, dei medici di famiglia, e un investimento che stiamo proponendo ora in telemedicina, quindi ci sono molte cose sulle reti territoriali.